oggi ci focalizziamo su Hildegard von Bingen. Hildegard, che è stata una donna di grande cultura, quella probabilmente più nota perché ha avuto anche una canonizzazione, è stata riconosciuta dottore della Chiesa. Poi abbiamo avuto una grande monaca cistercense che è Santa Franca di Piacenza. Ma c'è un conflitto nel nostro mondo e un nemico che insidia la nostra natura celestiale. Così pure accade spesso quando qualche ispirazione procede dalla luce vivente, che è Dio, e colpisce il soffio dell'anima dell'uomo. Se quell'uomo si gloria,